Sportivo, si respira un clima fantastico qui a San Siro. Oggi si affrontano Milan e Internazionale di Milano. Siamo prontissimi per iniziare questa telecronaca. Un saluto da Fabio Caressa e Luca Marcheggiani. Ciao Fabio, sono contento di essere qui con te oggi. Veramente non vorrei essere da nessun'altra parte. Il derby di Milano è uno dei più famosi e seguiti al mondo. È una magia che si ripete da oltre 100 anni e che coinvolge Milan e Inter, due tra le squadre più gloriose e titolate al mondo. E si comincia. Luca, secondo te quale sarà il giocatore che potrebbe decidere questa partita? Io credo Ivan Perisic, che unisce forza e il temperamento tipicamente balcanico. Questo lo rende un pericolo costante per le difese avversarie. Anche perché cerca il tiro e il portiere dice di no. Valero. João Mario. Lungo passaggio in avanti. Bonucci. Ottima discesa sulla destra. Tenta la conclusione. E c'è il gol del Milan. Questi tiri per i portieri sono un incubo. La palla proprio non la vedi partire e te la ritrovi in rete senza neanche accorgertene. Comincia malissimo la gara. E si ripartirà con una semplice rimessa in gioco. Suso. Kalinic. Il gioco a destra, ha spazio sulla fascia, colpisce il pallone, la toglie dalla porta, c'è il tiro, è un grande riflesso qui, perfetta la parata, sicuramente non una parata semplice. C'è il colpo di testa. Colpo di testa che si perde sul fondo. C'è la palla lunga in avanti. Candreva. D'Ambrosio. Effetto il lancio sulla fascia. Mauro Icardi. Scatta verso il pallone. Ottimo intervento. Guadagnano un ottimo calcio d'angolo. No, nessuno arriva sul cross. Perisic riceve in posizione interessante. Prova di testa. E supera il portiere. In sacca. Un gol molto importante. Una grande reazione. Ora la partita si fa ancora più interessante. Ha trovato il tempo giusto sul pallone e l'ha messa dentro. Gran bel gol. Si è tuffato di testa. Ha scelto il modo più spettacolare per impattare il pallone. Si ricomincia da una situazione di parità. Questa è una partita in cui non è facile creare occasioni da gol. Ma lui ce l'ha fatta. E come? Ci prova. Suso. E c'è il gol del Milan. Non poteva esserci un momento migliore per andare in vantaggio. Il portiere è stato bravo sulla prima conclusione, ma non ha potuto nulla sulla seconda. L'errore del portiere pesa sempre più degli altri, perché mina anche la sicurezza della difesa che è davanti. E passano in vantaggio. Ripartiranno con una rimessa laterale. Icardi.
cerca la profondità, sulla fascia, è libero, qui deve tirare, ottima la parata del portiere, qui è stato bravissimo, questa è una grande parata. Suso, e passa, può provare, ottima parata del portiere. Candreva, primo tempo davvero interessante, tutte e due le squadre si sono date molto da fare, un primo tempo di grande calcio con attacchi vivaci e un solo gol di scarto tra le due formazioni. La gara è ancora senza un vero padrone, le compagini hanno entrambe dimostrato di poter arrivare in porta, ma il prossimo gol potrebbe dimostrarsi davvero pesante. Il Milan conduce di un gol in una gara piuttosto equilibrata, tutto può ancora succedere. Intervento scorretto che non sfugge certo al direttore di gara. Credo che questa sia la prima volta che provano ad attaccare per vie centrali. Finora hanno preferito sfruttare le corsie laterali. Palla in profondità sulla fascia. Suso scatta verso il pallone. Va di testa. Grande quel... Attenzione alla respinta. L'Inter non sta facendo un pressing asfissiante. Cercano di mantenere le distanze, Fabio, con prudenza, perché sanno che gli avversari puntano molto sugli inserimenti in velocità e i movimenti senza palla. Basta un movimento o un passaggio riuscito e sono in porta. Devono fare attenzione a non sbilanciarsi troppo. Prova a verticalizzare. L'arbitro non ha dubbi, calcio di punizione. L'arbitro è stato chiaro, questo è l'ultimo avvertimento, o la smette o si becca il cartellino. L'arbitro l'ha guardato e gli ha fatto capire che al prossimo fallo non sarà perdonato. E penso che anche l'allenatore dovrebbe parlargli, cercare di farlo ragionare, perché rischia di beccarsi un cartellino se continua a comportarsi così. João Mario. Queste situazioni in cui c'è superiorità numerica vanno sfruttate decisamente meglio. Cerca la fondo, palla al piede, prova il filtrante. Buonaventura! La butta via e fa respirare la difesa. Biglia! Che botta! Il difensore ci arriva. Ecco un'occasione di contropiede, se ne va, allarga sulla fascia, Candreva scatta verso il pallone, si libera la grande, sono alla ricerca di uno spunto per far male agli avversari. A questo punto del match non possono restare nella loro metà campo, devono proporsi in avanti, pur senza sbilanciarsi troppo. E c'è movimento lì a bordo campo e dunque forze fresche in gioco. In effetti non ne aveva più. L'allenatore ha fatto bene a farlo uscire dal campo. Perisic. João Mario ha già segnato in questa partita. Occhio, può andare. C'è spazio. Cerca il tiro. Oba, Oba, Martins. Trovano il pari all'ultimo respiro. Grande entusiasmo dei tifosi. Eder è stato bravissimo. Ha fatto un'ottima azione personale e quando si è trovato a tu per tu con il portiere non ha perso la lucidità. Non è sempre facile. E ha avuto subito un grande impatto sull'incontro. Come è entrato in partita? È stato un cambio veramente azzeccato. Hanno trovato la parità proprio nei minuti finali. Fallo, calcio di punizione. Il portiere la calcia lontano. Ed ecco il fischio dell'arbitro. La partita si è mantenuta in equilibrio. Adesso decideranno i calci di rigore. Le due squadre si sono annullate a vicenda. Si può dire che nessuno abbia fatto abbastanza per portarsi a casa la vittoria. Tutte e due le squadre, per quello che hanno fatto vedere, meriterebbero la vittoria. Siamo però arrivati al momento giudicato da molti crudele dei calci di rigore.
C'è una pressione elevatissima sulle spalle dei protagonisti. Segnare il primo rigore è fondamentale. L'ha messa dentro con grande sicurezza. Si è presentato con estrema sicurezza dal dischetto. Il portiere non è riuscito a deviare. Splendida parata. Qui il portiere ha dimostrato di avere ottimi riflessi. Hanno la possibilità di raddoppiare il vantaggio. Che errore, ma come ha sbagliato? Qui il portiere è stato fortunato. È stata una questione di centimetri. Perisic si appresta a tirare il secondo rigore per la sua squadra. Stupenda parata del portiere. Grande il portiere, anche se un rigore parato è sempre un rigore sbagliato. Segnando questo rigore possono portare a 2 il loro vantaggio. Spiazza il portiere in sacca. Allungano, 2 gol di vantaggio. Devono assolutamente reagire. Non hanno alternative. Adesso si infila nell'angolo sinistro della porta. Ha spiazzato il portiere con una finta, così si calciano i rigori. E qui hanno la possibilità di allungare e di ipotecare la vittoria, rigore importantissimo. E il loro vantaggio raddoppia. Deve segnare per mantenere la sua squadra in gara. L'Inter deve segnare a tutti i costi. C'è il gol, i tifosi fanno bene a crederci ancora. È riuscito a guardare il movimento del portiere prima di tirare. Potrebbe essere lui l'eroe della partita, se segnano vinto. E ha un peso enorme sulle spalle. Se realizza questo rigore hanno vinto. Segna e chiude la pratica. Una partita durissima, in grande equilibrio. E alla fine ha vinto chi ha avuto il sangue più freddo. Qual è la tua analisi di questa gara, Luca? Anch'io ho partecipato a dei derby e vi posso dire che vincere è un'emozione enorme. Guarda i giocatori